McDonald's conferma il suo impegno contro la violenza sulle donne. Dopo il fortunato debutto del novembre scorso a Roma, approda infatti a Milano la campagna di sensibilizzazione Non sei sola, lasciati aiutare. Si tratta di un adesivo antiviolenza, che è quello che vedete qui, che da oggi anche nei nostri 71 ristoranti di Milano verrà apposto nei servizi delle donne. Questo vuol dire che ogni giorno circa 100.000 persone potranno vedere questo adesivo, e l'obiettivo è quello di far comprendere l'importanza della denuncia e l'importanza di questo numero 1522, supportato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che è uno strumento fondamentale per diffondere sensibilità e offrire aiuto alle donne vittime di violenza e stalking, un fenomeno che purtroppo in Italia non smette di crescere. Una battaglia, quella contro la violenza di genere, in cui McDonald's intende giocare un ruolo da protagonista. Sostenere le donne è parte della nostra cultura e del nostro DNA aziendale. Parlo di qualche numero. Pensa che il 62% delle nostre dipendenti sono donne. E anche Milano città ha questo tipo di percentuale. Arriviamo fino al 63%. Quindi per noi è importantissimo, anche con i numeri alla mano, sostenere le nostre donne, creare un ambiente di lavoro inclusivo, rispettoso e sicuro per loro. Con questa iniziativa, McDonald's punta infatti a veicolare un messaggio dal forte impatto sociale anche in fasce della popolazione tradizionalmente tagliate fuori da analoghe campagne di stampo istituzionale. Un'iniziativa importante soprattutto per le donne, un'iniziativa a favore delle donne su un tema che purtroppo sta crescendo in maniera importante nella città di Milano, ma non solo, anche a livello nazionale. Noi vogliamo testimoniare attraverso questa iniziativa, far sentire la nostra voce. Questa iniziativa, che ho fortemente sostenuto e che sono orgogliosa di presentare oggi, ci aiuta a diffondere appunto la possibilità per tutte le donne di sapere che non sono sole, che c'è qualcuno che le può aiutare. Un modello positivo di collaborazione tra pubblico e privato. È un esempio virtuoso, non è il primo, ma è sicuramente un esempio importante, e soprattutto io penso è un esempio anche che pone l'attenzione a un pubblico che è più giovanile, e quindi questo per me è un valore aggiunto che voglio evidenziare, perché credo che sia la strada giusta, senza pregiudizi, lavorare con chi ha lo stesso obiettivo, e l'obiettivo nostro insieme a McDonald's è quello di contrastare la violenza sulle donne. Milano rappresenta soltanto la seconda tappa di un percorso più ampio, destinato ad allargarsi presto anche ad altre città della penisola. L'obiettivo è far arrivare il nostro adesivo al più presto in tutto il territorio italiano.